Ciao a tutti amici di Player in Se 2, oggi abbiamo un grande ospite finalmente dopo tanto tempo. Grazie e fanculo! No, ma scusi, ma io mi aspettavo il portavoce, guardi, mi ero messa pure la maglietta da portavoce. Vabbè, comunque non ha importanza. Signor Giorgio, che cosa no, guarda? No, vedo bene, anzi, sì, mi fa vedere sì, meglio. Sì, gli occhiali da giudizio, non c'è bisogno. Come sta? Ha sentito? Male, ma io sto sempre male perché il mondo va avanti, io vorrei andare indietro. Ecco, sì, questo è vero. Ho notato una cosa, non ha la camicia, come mai? Sa, l'andropausa, dopo i 21 anni e comincia. Io come? Ne ho 20, quindi effettivamente, giustamente, ma non lo so. Dicendo? Cosa le consiglio? Sì. Le consiglio un gioco perfetto per l'estate con una grafica mozza il fiato. Infatti, in realtà per me è una grafica troppo avanzata, ma comunque California Games 2. Oh, io ho portato già California Games sul canale insieme a mio marito. Lasci stare, quella è una cagata. Allora, A era per NES, quindi è bello, perché c'erano due tasti, A per saltare, B per fanculo. In questo ci sono tre tasti. Dopo la A i tasti servono tutti per fanculo. Esatto, troppi tasti. E striplo fanculo, quindi metto gli occhiali da giudizio, perché con gli occhiali, lei lo sa, non ci vedo. Un cazzo, questa è la cosa. Allora, cominciamo con questa donna bionda dalle mammelle. Cioè, ma guardi quello con i domi, esatto. Comunque possiamo, la grafica è orribile, mi possiamo perdono. Avviare, attenzione, ho sbagliato. Forza, si concentri. Ok, ah, ecco, c'è la... molto bene. Sta lanciando. Praticamente devo lanciare queste merde qua addosso a questi punti. Ma cosa lancia? Lancia il liquido mammellare. Ecco, è finita. Praticamente da qua in poi è tutto oceano. Dispersa nell'oceano. Ecco, ma morirà, come? Morirà. Si concentri, dai, questa è l'ultima volta molto che lo molto bene, fare. Stavolta non sbaglierò. Ma che lancia? Lancia latte. Ma come la... Esatto. Latte giallo. Attenzione, voli, stronza, voli. Ma qual è l'obiettivo? Non l'ho capito. L'obiettivo è non morire. Non morire, bionda del cazzo. Bionda del cazzo. È morta, c'è lo squalo. Lo squalo. Tanto non possiamo fare più niente. Fanculo a tutti gli squali che so che ci seguono, giusto? E salutiamo fanculo tutti gli squali. Agli squali. Molto bene, guardi, tra l'altro il singolare menu di selezione con il gabbiano che si poggia e caga su ognuno di loro. Guardi. Adesso l'altro, il signorino con i capelli neri. Ok, stronzo. Proviamo questo che è alla tavola. Ma che è? Innanzitutto c'è un elicottero. Guardi le donne sulla spiaggia, guardi i rifiuti, guardi tutto com'è una cagata. È molto anni 90 questo, comunque. Ok, entri nell'elicottero. Ok, sta salendo. Ok, l'elicottero si può comandare. No, sono caduto dall'elicottero. Ho sbagliato. Guardi, io sono infallibile. Allora, secondo me deve arrivare lì in cima. Sì, tra l'altro, ecco, guardi, esattamente a un certo punto finisce il cielo. Beh, giustamente finisce il cielo. Ok, buttiamoci qui. Buttati su. Wow! Ok, molto bene. Wow! Ecco. No! Ma non va bene, non puoi ficcare la testa sul tronco, fanculo! Ma i pantaloncini, ma che? Ma scusa, si muore per molto meno, cioè questo se la sta facendo cadere. Una volta sono morto per molto meno. Attenzione! Ce l'ho fatta perfettamente, no, guarda! Malissimo! Una caduta rimasta, dopodiché muore! Si concentri, dopodiché muore! Ce la faccio? No! No. Attenzione, c'è la cliff area! Si concentri! La cliff area è la zona del padre dei Robinson. Dove va? Dove sta andando? Sta andando a morire, ammazzato! Oh, molto bene, continua a cascare, ma attenzione! Dai. È sull'erba, attenzione, sull'erba, drogato. Ecco, non sto facendo altro che premere barra spaziatrice, no, come un cretino. Dai, forza, dai, ce la sta facendo. Drogato fino alla fine. Scusi, ma si muore per molto meno, lo ripeto. Lo so, le dico, io sono morto per molto meno. Sto per tutta la montagna. Io sono morto per molto meno. Si concentri. No, ma dai, no? Non ce l'ho fatta, molto bene, è andata malissimo, però ho fatto il record. Proviamo e procediamo con un altro gioco. Col biondone. Io direi il biondone. Ok, mi devo buttare in qualche modo. Ok, sono morto. Di panza. Okay. Ah, no, è giusto. Ok. Devi prendere l'onda. Cattura l'onda, dude. Posso dire che la grafica fa schifo. Ecco l'onda. Cattura la strozzo, prendi il retino. Strozzo, che cosa fai, cretino? Sei il mio cretino. Che cos'è? In cosa consiste? Non lo so, schiumarsi con l'onda perché... Vabbè. Ah, la vecchia! Ma cosa, la signora? Ma cosa vuol dire questo gioco? È una... La sirena! Però era buona la sirena. La sirena si poteva prendere volendo. Attenzione, ma io non ho capito se me la devo fare tutto il tempo così oppure se a un certo punto devo fare l'acrobazia. La vecchia con le gambe aperte, ecco. Sono stato spiaggiato. C'è un tipo muscoloso interessante. E c'è pure la signora, tra l'altro, che non è male, attenzione. Non è male, lui è morto però intanto. Non lo voglio rifare. Facciamo un'altra biondona. Bene, la biondona dalle mammelle meno generose, ma sicuramente è sempre... Attenzione, cioè, la grafica è avanzata. Attenzione, cioè, il 3D, che schifo, 3D. Che schifo, questo gioco fa schifo perché è quasi in 3D, io...
non fa schifo solo per questo. Io sono sempre stato per le due dimensioni. Una per saltare. E una per fan. No, e l'altra per correre. Ah, ah. Vede che l'ho spezzato. Mi ha fregato. Però con due tasti, di cui uno per saltare e l'altro per fan. No, e l'altro all'inizio dicevo per vaffanculo. Ah, non è vero, lei sta cambiando le carte in tavola. Attenzione, a 4 secondi vedi che esplode. Posso guardi... dire che le gambe sono fatte malissimo. Adesso l'ultimo, il ragazzino con lo skateboard. Attenzione, l'ha visto che ogni minigioco di questo gioco ha la grafica diversa? Sì, è vero, ho notato, tutte che fanno schifo, tutte bruttissime. Allora, attenzione, molto bene. A quello dello snowboard. Ma che è, attento. Con lo snowboard però a un certo punto ci sono gallerie e tunnel mortali. Questa è la differenza. È una cosa gravissima questa. Tra l'altro si noti il cielo piatto totale, senza manco... Ok, sono morto, è andato via. È scomparso. Però la galleria qualcuno l'ha fatta fino a quel punto. Buco nero. Oh, è morto veramente, attenzione. È morto. Questo gioco è un capolavoro, il fratellino è dispiaciuto, la mamma piange, il padre e il fratello panco. Questa è una cosa sensazionale, sensazionale, il realismo dei giochi di una volta. Morto. Simpatici, però secondo me niente a che vedere con la signora del frisbee. E un altro. La signora. Quella signora, devo farglielo prendere. Sì. E il primo tentativo, ecco. Effettivamente la signora aveva il suo fascino, eh? Aveva il suo perché. Comunque la ringrazio per questi giochi di brutti, insomma, bellissimi. E quindi la ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Lei stava dicendo brutti, fanno schifo, è una cagata. Non vuole prendere in giro me, ma il pubblico. No. Facendo finta di non dire parolacce. Deve dire parolacce. Allora cominciamo. Fan.